Inizia a prendere forma il nuovo Brindisi. I discorsi con i profili contattati nei giorni scorsi sono diventati più intensi con gli uomini scelti per questo nuovo percorso tecnico. Una scelta, quella di Arigliano, che ha deciso di puntare su persone di alto profilo, al di là della categoria di appartenenza. Vicino l'arrivo di Vincenzo Visone come direttore generale e di Mauro Chianese, ex Savoia e Aversa, come allenatore. Si è fatto il nome di Vincenzo Visone come direttore generale, di Mauro Chianese, Vincenzo Visone ex Aversa e Anzio, di Mauro Chianese ex Savoia come allenatore. E quanto c'è di vero? E le chiedo anche se sono le piste più concrete al momento. Sono delle piste che sto valutando in maniera un po' più insistente. Chiaramente non posso negare che c'è qualcosa di vero, insomma, altrimenti sarebbe veramente da pazzi parlare di persone, fare nome e cognome e poi non aver preso minimamente un contatto. Sicuramente le prossime ore, insomma, i prossimi 2 o 3 giorni saranno importantissimi per dare l'ufficialità definitiva e fare poi chiaramente questa presentazione a queste persone. A tutta la piazza. Domanda di ripescaggio. Arigliano è aggiornato sulla situazione, chiarendo quale sia il reale stato delle cose. Mi verrà presentata la domanda entro i limiti e poi dobbiamo incrociare le dita che si liberi qualche impulso. Ci hanno assicurato in Lega che immediatamente dopo la presentazione della domanda di ripescaggio non ci vorrà tantissimo a sapere se le speranze sono concrete oppure se, appunto, come dicevi tu, ci dovessero liberare tutti i posti. E quindi, pur presentando una domanda perfetta e completa in tutte le sue parti, non ci saranno materialmente posti. E quindi siamo convinti che lavorando ora per larghe linee, già verso il fine settimana, e quindi 3-4 giorni, ancora sappiamo, insomma, la nostra destinazione quale sarà.